Dunque, siamo qua davanti a questo cartellone che ci ricorda questa marcia mondiale che è in corso e che cerca di coinvolgere milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Però questa sera, certo, parliamo di un conflitto storico e vedremo un film. Però ci puoi dire come questo evento della Marcia Mondiale per la Pace ha una diretta, forte connessione con il problema geopolitico più a lungo irrisolto della storia recente del mondo? La Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza è partita con un'idea centrale, quella di arrivare al disarmo nucleare, quella di portare un messaggio di non violenza. Nel passaggio per la Palestina, per Israele, ci siamo accorti che c'è una situazione veramente grave. Nonostante la guerra sia in questo momento ferma, c'è una situazione davvero di invasione permanente dei territori, di taglio delle città, di muri che vengono costruiti che dividono i popoli, dividono le coscienze, dividono la speranza di quello che doveva essere invece un dialogo tra le culture, un dialogo tra le religioni e un incontro tra i popoli. Se non si risolve rapidamente questa questione che non è così lontana, stiamo parlando del nostro Mar Mediterraneo, è una regione che potremmo assimilare all'Europa. Se dovessimo parlare di quest'area come quella dei Balcani, dove sono ancora aperti conflitti proprio etnici, di nazionalità, proprio una situazione inaccettabile dal punto di vista di quello che è il progresso umano, di quello che dovrebbe essere la nazione umana universale. Pensiamo che questo sia uno dei conflitti dove maggiormente c'è la speranza che il dialogo e la possibilità di apertura tra i popoli determini un cambiamento per tutta la regione. È difficile, è complesso, ma è l'unica strada possibile. Si è visto, la guerra, l'invasione di Gaza, le risposte violente hanno determinato una crescita esponenziale della violenza. Pensiamo che la non violenza sia l'unica risposta possibile ed è per questo che lo vedremo nel film. Il dialogo tra questi due ragazzi, uno israeliano e l'altro palestinese, che si incontrano a metà strada di un percorso della propria vita, arrivando alla conclusione che è la non violenza e l'apertura della mano verso l'altro, magari questo potrebbe essere un grande esempio per l'intero popolo israeliano e palestinese. Ecco, proprio perché questa marcia è passata concretamente e fisicamente in quel territorio, dal nostro sistema mediatico noi veniamo a sapere, anche se in maniera un po' marginale, che dalla parte israeliana ci sono gruppi, movimenti, Peace Now, le donne in nero e così via. Però la percezione dell'opinione pubblica occidentale e italiana è un po' diffusa che, ma dalla parte dei palestinesi in realtà non c'è niente di tutto questo. Voi che siete stati fisicamente lì, avete trovato delle realtà, il corrispettivo in ambito palestinese di movimenti non violenti che... Certo, a cominciare da Parents Circle, ma anche da tantissime organizzazioni pacifiste e non violente che stanno davvero tentando un dialogo, un ponte, anziché costruire muri, stanno costruendo ponti nel dialogo tra i popoli. È vero anche che viene nascosto un'attività importante che viene fatta in Israele da parte di molti gruppi organizzati non violenti e pacifisti, di cui non viene data notizia. Invece c'è stata e ci sarà una importante manifestazione proprio nelle vicinanze di Gaza nel periodo post-natalizio durante il ponte delle feste. Lì si farà una marcia proprio per chiedere davvero la riapertura di quello che in questo momento è uno dei più grandi lager della storia, cioè Gaza che è praticamente chiusa, non soltanto dal muro, ma chiusa le comunicazioni, chiusa la possibilità di dialogo, addirittura di portare semplicemente aiuto a chi è malato. Quindi io credo che la battaglia che stanno facendo le organizzazioni da ambe le parti, proprio perché cercano una terza via, quella veramente della non violenza e del pacifismo, hanno bisogno proprio di essere esaltate, di essere portate alla vista proprio dai mezzi di comunicazione e di informazione, come per esempio internet e la rete, che in questo momento sta dando un grande contributo. Bene, grazie mille.